siamo qui oggi con Arnaud Samer, che è uno dei tanti piloti dell'equipe della ODAV, che ha ben 3 equipaggi. Adesso lui ci spiegherà una bella storia, perché in realtà è 2 anni che corre le carte, lui fa tutt'altro e ve lo spiegheremo alla fine. Arnaud, buongiorno. Buongiorno. Ton histoire delle karting depuis de ce que tu as avec les amis français, on connaissait, on reconnaissait toi. Oui, les Français, ils me connaissent parce qu'ils m'ont vu à la télévision. Voilà, après, moi j'ai commencé le karting il y a 2 ans et c'est devenu une passion incroyable. Et j'essaye de progresser, j'essaye de me comporter, quand je viens sur des compétitions, de me comporter comme un pilote qui apprend, qui essaye de progresser. Et voilà, j'essaye d'oublier le côté artiste et d'apprendre le côté pilote. J'essaye vraiment de me faire accepter comme pilote et que les gens oublient que je suis artiste. Ouais, c'est bon. C'est la première fois qu'il était en Italie ou à Jesolo? Non, ouais, à Jesolo, première fois. Ouais, je découvre. Il fait pas beau à Jesolo. Ouais, mais c'est bon, parce qu'il a plu et il a porté le soleil. Ok, c'est bon. Quindi, per riassumere brevemente, lui è un artista famosissimo in Francia, praticamente l'equivalente del nostro Fiorello, lo conoscono tutti i francesi, non lo conoscono come pilota di kart, e adesso noi lo stiamo scoprendo grazie a questa sua partecipazione. Solo 2 anni che ha preso questa passione, e vedete che è una passione che affonda la radice nella Formula 1, nella Ligier di Jacques Lafitte, più appassionato di così, e da 2 anni che corre, speriamo che corra almeno per altri 12, ci sono tanti altri artisti che seguono l'esempio, diventando però, quando è in pista, vestendo i panni del pilota. Ciao, merci, merci beaucoup, ciao!